Ciao a tutti! In questo video parleremo di petting, ovvero le coccole, diciamo che di solito vengono prima del rapporto sessuale, diciamo i preliminari. Come saprete, io nei miei video utilizzo parole molto schiette, quindi se non volete sentire se siete molto piccole, cambiate video subito. Questo video l'ho ideato partendo dalle mail che ricevo, moltissime mail come lo scorso video che ho fatto. Ricevo tantissime mail, soprattutto da ragazze giovani, ma neanche tanto giovani, e questo mi fa rendere conto di quanto ci siano delle lagune nell'informazione generale che mi fanno venire i brividi. Quindi, eccomi qua. Molte ragazze facendosi queste coccole arrivano anche al punto dell'orgasmo, il ragazzo dell'eiaculazione, e spesso mi viene chiesto appunto in queste mail se toccando il liquido seminale del ragazzo e poi toccando la vagina anche solo di striscio si può essere incinte. Questa è la paura più grande. Come vi dico sempre, se non volete rimanere incinte usate delle precauzioni. Le precauzioni non sono soltanto i metodi contraccettivi, ma anche delle precauzioni pratiche. Se voi sapete che il liquido seminale del vostro ragazzo ha spermatozoi, magari, e non volete restare incinte, magari non prendete, non toccatelo e infilate le dita in vagina, perché in realtà per restare incinte ne basta uno solo spermatozoo. Naturalmente, mettendo il dito sporco in vagina, rispetto a una penetrazione completa, un'eiaculazione in vagina, le probabilità di rimanere incinta sono più basse, però non sono nulle. Considerate che comunque per uno spermatozoo non è semplice arrivare all'ovulo dall'entrata dell'utero. Dall'entrata dell'utero, che sta alla fine della vagina in fondo, per uno spermatozoo arrivare all'ovulo sarebbe come per un essere umano nuotare controcorrente 20 km. Veramente, chi ce la fa? Pochissimi. Però qualcuno ce la può fare, e questo qualcuno sarà lo spermatozoo che feconda l'ovulo. Nel caso in cui succeda, potete rimanere incinte, ovviamente, e non è una possibilità così alta come vi dicevo in confronto a una penetrazione con eiaculazione in vagina, però la possibilità c'è. Un altro discorso è se voi toccate anche magari di striscio il liquido seminale del vostro ragazzo e vi toccate la vagina di striscio, lì è veramente difficilissimo, non impossibile, però è veramente difficile. Quindi ragazze, magari tenete le salviettine vicino a voi, cercate di non toccarvi sporche di liquido seminale, se non volete rischiare, se non volete aver pensieri assolutamente. Però toccando le cose di striscio così senza andare a fondo è veramente difficile rimanere incinte. Io spero di avervi tranquillizzate. Se avete delle domande scrivetemi alla mia mail che metto qua sotto. Metto alcuni link che potrebbero esservi utili nell'info box. Spero che questo video appunto vi abbia tranquillizzate. Vi mando un bacione, mi raccomando un pollicino in su se vi è stato utile, iscrivetevi per i prossimi video e ci vediamo prestissimo. Ciao!